Jan Yaman si è lasciato prendere dall'entusiasmo, dato forse dal successo che ha avuto a Venezia. Jan Yaman è stato accolto con grande entusiasmo a Venezia per la presentazione di Viola come il mare. La fiction, che lo vede al fianco di Francesca Chillemi, l'attore sull'onda dell'emozione ha confermato la sua presenza in uno dei programmi più amati di Mediaset. Ecco quale. E non è da lui fare queste rivelazioni in anteprima. In questi giorni Jan Yaman si trova a Venezia per presentare Viola come il mare, la fiction che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi. L'attore turco è molto soddisfatto e felice di aver fatto parte della produzione Lux Vide che gli ha permesso di mettersi alla prova recitando totalmente in italiano per la prima volta, ma anche di misurarsi con un personaggio complesso dalle molte sfaccettature come quella dell'ispettore capo Francesco De Mir. Sul set è nata una bella complicità con Francesca, che si è riflessa sul secondo sensuale red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove i due attori sono apparsi decisamente bellissimi, ma molto sorridenti. Yaman ha parlato a lungo del lavoro con Chillemi, facendo capire che grazie alla loro amicizia il suo lavoro come attore è stato senza dubbio facilitato e migliorato. Sentimento condiviso anche dalla bella siciliana, che ha preso Jean sotto la sua ala protettiva, impedendogli di arrendersi e aiutandolo ad allenarsi con l'italiano. Concluso l'evento, Jean ha condiviso diversi video nella sua pagina Instagram, mostrandosi un po' insolitamente rispetto ai suoi standard, tra cui presto sarà presente nello studio del talk show di Canale 5 per un'intervista con Silvia Toffanin. Le fan sono in visibilio, pronti a godere dell'apparizione pubblica del loro beniamino, e ora non resta che attendere la messa in onda del suo intervento nel programma. Come vedete, anche in questo post ha menzionato il fatto "ci rivedremo presto, Verissimo". Se ancora non l'hai fatto, registrati al canale e non dimenticarti, prima di andartene, di lasciarci un like.